Sono diverse le categorie degli atleti in arrampicata. La classifica finale viene poi stilata sulla base della categoria di appartenenza, diversi tipi di disabilità, partiamo da diverse categorie di disabilità fisica. Ed è arrivato alla top della sua via Manuel Sedero Gutierrez, finisce la sua via. Now at the end of his route, also Poyuxia forward. Beh, abbiamo appena concluso il paraclimbing, direi un grande successo, soprattutto un modo di dire sport per tutti, vero, reale e non solo nelle parole. E forse anche perché effettivamente l'arrampicata si presta, no? Perché è uno sport davvero per tutti, giovani, vecchi, bambini e anche atleti con una disabilità. Quando si va a arrampicare sullo stesso terreno, poi ognuno, per ognuno le prese cambiano, ma non soltanto a seconda della sua abilità o disabilità, a seconda della sua voglia di impegnarsi, il tempo che ci dedica, la passione e tutto. Quindi credo che sia stato un successo enorme. Capacità tecnica. E partiamo con Sebastian Richter. La notizia che posso dare è che Parigi, gli organizzatori di Parigi sono qui, la federazione francese, e sono rimasti talmente colpiti che nonostante tutte le difficoltà che si possono incontrare a decidere a un anno di distanza di fare il paraclimbing, stanno lavorando seriamente per includere comunque, quindi per fare il secondo campionato a Parigi nel 2012, l'anno prossimo. Piramide per noi! Quindi direi grossi passi avanti grazie a questa manifestazione che è stata voluta, è stato molto difficile perché nessuno di noi, ahimè, è esperto in questo settore, abbiamo dovuto chiedere l'aiuto, ma direi che in Italia, lasciatemelo dire, quando ci mettiamo con la buona volontà le cose anche le più difficili diventano possibili ed è stato veramente uno spettacolo. E aggiungerei incredibile la partecipazione degli atleti, chiamiamoli normodotati, ieri sera. Si sono offerti loro di venire a premiare i loro colleghi, sono stati lì anche quando diluviava, ecco, direi che più che prime donne sono grandi uomini e grandi donne. J'ai commencé à représenter les grimpeurs handicapés au niveau international avec l'IFCC. C'était juste le début, j'avais commencé à penser qu'un jour l'escalade deviendrait olympique et que si elle veut devenir olympique, eh ben, il faut une catégorie handicapée. J'ai travaillé pendant 12 ans. Personnellement, j'ai les meilleurs sponsors, bon bref, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai grimpé avec les meilleurs grimpeurs de la planète et donc ça m'a permis de me libérer. Et en France, j'ai créé un événement qui s'appelle le Handigrimpe, qui permet de faire grimper des personnes handicapées et des personnes, on va dire, normales. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à sensibiliser les Français au niveau de ce cas des handicaps. Et puis, l'IFCC a quand même travaillé dans son sens, a travaillé dans d'autres nations. Et ben voilà, après 12 ans de travail, ben le paraclimbing existe. Et puis j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs sponsors, on va dire, de l'escalade et de grimper avec les meilleurs de la planète, ce qui veut dire que j'étais considéré aussi comme un sportif.
Parce qu'au départ, j'étais quand même un handicapé qui fait de l'escalade. Après, je suis devenu un grimpeur handicapé. Et maintenant, je suis devenu un grimpeur professionnel. Bonsoir, grimpeur.